Posso giusto fare una premessa, è una storia che nasce totalmente inventata, quindi non c'è niente di autobiografico, c'è però uno spunto iniziale che invece ha a che fare con la mia vita. Ricordo che avevo, penso, 8-10 anni e mio padre mi portò nel suo ufficio. E, mio padre faceva tutt'altro, non faceva il criminale come il Vincenzo della storia. Faceva il magistrato e quindi in questa corte d'appello io mi sono reso conto per la prima volta che mio padre aveva una vita altra rispetto a quella che conduceva con noi in famiglia. Niente di che, ti parlo semplicemente del caffè al bar piuttosto che la battuta con il collega, però insomma questa sensazione di vedere per la prima volta uno sconosciuto mi è rimasta molto impressa e poi a un certo punto non so perché mi è ritornata in mente 20 anni dopo. E ho cominciato a immaginare questo viaggio di un padre e di un figlio per fondamentalmente conoscersi. Quindi è un viaggio di conoscenza, tutto qua. Guarda, l'ambientazione anni 80 è rimasta fino alla preparazione del film, poi in preparazione ci siamo resi conto anche semplicemente che ci saremmo complicati la vita senza però poi ottenere molto in più, anzi forse il fatto che sia attuale, però in un certo senso quando vedi il film è come se fosse anche un po' senza tempo, la macchina su cui viaggiano comunque è una macchina di 15 anni prima, così come... quando scendi al sud e vai nei paesi, sono rimasti intatti, no? Potrebbe essere tranquillamente il 1980, così come qualcuno pensa che sia ambientato negli anni 80, pensa tu. Mi ha incuriosito molto il meccanismo con cui si innescano i ricordi, perché c'è un misto di un innesco che è visivo, e però poi c'è un vivere il ricordo che è molto cinestesico, passa molto per le sensazioni. L'innesco è un'immagine, però poi tu lo racconti facendolo passare moltissimo attraverso le sensazioni, quindi non so, il dolore fisico, quello che urla. Così, poi proprio si riuscivano quasi a sentire in alcuni momenti, non so, addirittura gli odori, proprio il sudore, non so, tutte, proprio mi arrivavano tantissimo delle sensazioni fisiche. Quindi mi è Sì, piaciuta quindi i questo. flashback ce li siamo studiati un pochino perché fossero un po' più drammatici, ma anche semplicemente nell'uso di un obiettivo piuttosto che di un altro, un po' come posso dire, più esasperati, no? Ci sono l'inquadratura dall'alto di quando quello grida, sono tutte inquadrature un po' più estreme. Poi per quanto riguarda l'innesco del flashback mi fa ridere un po' perché con Riccardo dicevamo fammi la faccia da flashback. E allora lui con gli occhioni verdi si girava verso la cinepresa e in qualche modo sapeva perfettamente che quell'occhio un po' sospeso nel vuoto avrebbe garantito che poi in fase di montaggio ci attaccassimo, noi diciamo attaccare nel montaggio, ci attaccassimo appunto a un flashback in maniera più o meno naturale. Poi li abbiamo spezzettati, spero diciamo in maniera giusta, cioè che arrivino, quella era la cosa più importante, che arrivassero al momento giusto. E ci abbiamo lavorato tantissimo, a volte abbiamo spostato indietro, avanti, abbiamo tolto un pezzo, l'abbiamo aggiunto dopo. È stato un film molto lavorato anche in sede di montaggio. È un mischione di generi questo film, no? Il road movie, il revenge movie, però sono tutte western in qualche modo, però sono tutte cose che io ho cercato di mettere al servizio
del racconto di questa storia d'amore che rinasce, d'amore e d'amicizia che rinasce tra padre e figlio. No, io ho la fortuna di collaborare con Giordano Corapi, che è il compositore del film e anche dei due precedenti, e con il quale abbiamo subito trovato un'intesa rispetto al tipo di musica, alla quantità anche di scene che avrebbero dovuto essere accompagnate da un commento musicale. È un film che vuole andare anche verso il pubblico, non è il classico film d'autore con silenzi sospesi e riflessivi. C'era la volontà di raccontare, di emozionare il pubblico, e la musica è uno degli strumenti attraverso il quale arrivano più forti alcune emozioni, le emozioni che sono in quello che vedi. Quindi non c'era nessuna pretesa, come dire, è d'autore perché è una storia inventata dal regista stesso, che ha una sua filosofia di base, no? Non mi piace usare la parola messaggio, ma un portato, qualcosa, no? Che una riflessione, ecco, in questo è un film d'autore, c'è tanta riflessione, Ci sono quattro canzoni originali di questo bravissimo cantautore napoletano che si chiama Nelson, che ha vinto il Davide Donatello per insomma, il musical dei fratelli dei Manetti Bros. Ed è una canzone, io gli ho detto guarda, me la immagino come qualcosa di western, e lui ci ha creato sopra testo e parole, si chiama proprio Il ladro di giorni. E tra l'altro, se vi va, abbiamo fatto anche il videoclip di questa canzone, che trovate un po' sulla mia pagina Facebook, insomma, basta che lo si digita e esce, dove recita lui 2 anni dopo. Qual è stato il momento in cui ti sei sentito salvo e non hai pensato più a preparare, a pensare di essere salvo? Le scene al ristorante e quelle in albergo, che sono scene in cui c'è un rapporto molto più intenso tra Salvo e Vincenzo. E serviva anche una certa intensità in quella scena, e non bastava forse il capire la scena, ma anche forse immedesimarsi un po' di più del solito, e da lì in poi è rimasto così. Piaciuto? Moltissimo.